Ciao a tutti e ben ritrovati su questo canale. Efficienza energetica e sostenibilità, stagione 2. Stagione 2 che di solito non porta molto bene alle serie TV, ma questa serie TV non è ed è divisa in stagioni solo a fini logistici. Come vedete qui non è cambiato praticamente nulla, ho fatto solo un piccolo upgrade alla parte audio per motivi sia tecnici sia di comodità e vedremo come va. Bene, ci siamo lasciati ad agosto, in mezzo ci sono state le ferie, poi la ripresa del lavoro con alcuni progetti molto interessanti e nelle ultime settimane mi sono messo a organizzare la nuova stagione. E allora ricapitoliamo un po' dove eravamo rimasti. Le oltre 20 puntate della prima stagione sono state suddivise in tanti gruppi per tematiche, provando comunque a tracciare un filone che è partito dal concetto di sostenibilità, passando poi per la diagnosi energetica, il mondo degli ecobonus, in particolare del 110, poi abbiamo visto le facciate, i materiali isolanti e infine abbiamo ripreso il concetto di sostenibilità parlando dei protocolli di sostenibilità, un macro argomento che è andato poi a chiudersi con l'intervista finale all'ingegner Marco Mari, presidente di Green Building Council Italia. E a tal proposito vi lascio il link per andare a recuperare la playlist che ho creato. Quello che ho intenzione di fare adesso è semplicemente proseguire. Ci sono tanti temi, alcuni più tecnici, altri più discorsivi, sperando di promuovere ancora un po' di dibattito e stringere delle collaborazioni come è successo nei mesi scorsi. Anzi, devo dire che proprio i format in cui ho invitato ospiti ad approfondire temi che io avevo magari già introdotto in precedenza hanno avuto un buon riscontro e quindi mi sto già muovendo per organizzare i prossimi. Inoltre, dato che già da quest'estate in realtà avrei voluto spostare, o meglio replicare, i miei contenuti sotto forma di podcast, video di quel tipo, quindi a modo intervista, in cui anche solo l'ascolto è sufficiente per comprendere ciò di cui si parla, sarebbero molto indicati. E nel frattempo, da qui a fine anno, vorrei proprio iniziare a caricare quantomeno i contenuti della prima stagione. In realtà ho anche in mente un progettino che vorrei realizzare, comunque nel nuovo anno inizierò a lavorarci in questi mesi. Nel frattempo però ci sono altri temi da affrontare, a partire da settimana prossima con il primo, che non riguarda tanto l'efficienza energetica, ma la sostenibilità in un'accezione un po' particolare, cioè non strettamente legata all'edificio, anzi va al di là dell'edificio in sé, ma riguarda più noi nella... Ma non aggiungo altro, per oggi è tutto. Io ti ringrazio per l'attenzione, metti un like a questo video, iscriviti per supportarmi e non perderti i prossimi contenuti, e noi ci vediamo presto su questo canale.